Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, ci troviamo su su BlueStack. È un emulatore Android, vi lascerò il link in descrizione. Io in questo momento sto emulando su Android, ovviamente King of Avalon. È un gioco che mi sto, diciamo che sono 2-3 giorni che mi sto infognando abbastanza, non ci ho capito un cazzo come si fanno le cose. Ok, comunque, partiamo con questo gameplay. I controlli, va bene? No, io credo che non ci interessano i controlli. Ok, perfetto. Oh sì. Vabbè, lasciamo stare, dai. Calvario, mio lord, le forze di Morgana hanno assediato la nostra città. Cosa dobbiamo fare? Ecco, che vuoi fare? Preparate le nostre truppe, ovviamente. Il tempo scarseggia, costruiamo una caserma. Ecco. Scusi, ma come parto da capo? Vabbè ragazzi, io sul cellulare sto qua, parto da capo. Bene. Io sul cellulare vi giuro che sono al quasi al nono livello. Non capivo qua perché mi fa partire da capo. Non ne ho idea. Devi addestrare tutto. Ok, a destra. Vai così. Ok, addestramento. Riuscito. Adesso. Mio lord, i rinforzi sono arrivati. Dobbiamo agire immediatamente. Vai così. Ok. Prepariamoci. Le altre terre sono già state conquistate. Dobbiamo vincere questa guerra. Mappa. Sì, ma io sul cellulare non ce l'ho questo, eh. Non ho fatto questo io. Oh sì. Non mi ricordo più, ragazzi. Sinceramente non mi ricordo più. Questo è Morgana. Mazza che figo. Arrendetevi, smidollati. Oh, le mie regioni si vi faranno a brande. A brandelli. Che arroganza. Per avere questo regno dovrei passare sul mio cadavere. Accomodati, prego. Chi è? Mediatore? Ser Berivere. Morgana, non lo vincerai. Ah no? Vediamo. Mappa del... Che succede? Dragone. Morgana, lascia questo regno, dovrai affrontare l'ira dei draghi. Drago. Osi mostrarti dalla mia presenza, Ser Berivere. Nemmeno il tuo drago può salvarti. Sì, ma io questa parte non mi ricordo che era così. Vabbè, comunque, facciamo così. Il dragone ruggisce e il potere esplode dal suo corpo. Le truppe di Ser Berivere sono avvolte da uno scudo dorato. E si cancazza. La sua magia oscura sta decimando le nostre forze. Prima che ogni speranza fosse perduta, il drago si è sacrificato e ha respinto le legioni oscure di Morgana. Vai così. Le legioni oscure sono state respinte, ma la magia di Morgana... Vabbè. Cioè, rimane il suo ultimo uovo di drago. E noi lo coltiviamo, insomma. È troppo potente. Se non fosse stato per il tuo aiuto saremmo stati annientati. Morgana ha distrutto la mia casa, ma mi unirò alla tua casa e combatterò per la verità e la giustizia. Amen. Scusi, ma io sto... Ma io devo fare le cose qua. Non è che posso porti da capo, porca puttana. Io credevo che... Vabbè. Capitolo 1, l'ombra discendente. Discende. Dai. Il potere del cerchio di evocazione agevolerà la chiusura dell'uovo. La chiusura dell'uovo del drago. Ma per attivare il cerchio dobbiamo prima ricostruire la città. Allora ragazzi, come cacchio faccio? Se voi usate anche voi l'emulatore, come faccio a rientrare nel mio account King of Avalon e non fare tutto da capo? Perché se non vado errato, la tua acquaforte è l'edificio più importante della tua città. Potenziala per aumentare più velocemente il tuo potere. Sì, vabbè, questo lo so, ma io come faccio ad entrare qui dentro? Forse qua? No. Qua no.
Devo andare qui, ho capito, porca zuzzero. Dai, potenzi. Gratis, vai. Defetto. Ok. Richiedi. Vai, vai di scuderia, seleziona. Ok, vai. Che devo fare? Ah, ok. Addestriamo. Vai. Ok. Vai. Ah, non me lo fa fare. Vabbè. Vai così. Cagnolino. Bello mio. Dove sei? Qua. Vai. Attacca. Mio lordo, permettimi di partecipare alla, alla marcia. Non ti deluderò. Va bene, vai. Vai così. E la vittoria. Sì, un attimo su. Che voglio far vedere agli amici come si fa a sconfiggere. Ah ragazzi, ovviamente voi vedrete solamente il quadratino qui, non, cioè il riquadro della... cercherò di farvi vedere solamente il gameplay, non tutto il cosa blu stack. Okay. Non lo so però se si può mettere... ah no, si può mettere anche così. Ragazzi, sono un pirla. E vabbè ragazzi, la prima parte la vedrete un po' così, la seconda la vedrete meglio, dai. Spam, sbung, sfrang, e vai così. Morto. Qua sono tutte le cose che ci vengono date. Vedete, c'è da potenziare ovviamente tutti i lord, eccetera, 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 eroe. Le alleanze sinceramente io non le ho fatte, non sto facendo sul cellulare, anche perché sto andando avanti con una sì, vai, vai qua, ospitale, vai, gratis, va bene, perfetto, reclama, conferma. Ecco, sul cellulare io quelle cose io le potevo fare. Cioè a cliccare su richiedere. Qua non me lo fa fare. Non lo so. Ok, andiamo a lui di tra. Però prima... ah, ok, queste sono le cose basiche che devo fare all'inizio. Sì, non mi ricordavo, io sono mai... sono andato là. Vai. Dobbiamo schiudere il... i babau, micio micio qua. Il drago sta crescendo rapidamente, ma abbiamo ancora bisogno di più potere, vai. Dobbiamo continuare a ripristinare la nostra città. E con il potere che ne conseguirà faremo schiudere l'occhio. Okay. Vai così, capitolo 2. Poi ragazzi, mi fate sapere se vi piace questo tipo di gioco o io ve lo riporto. Non ho problemi. Che è successo? Ok. Ok. Le mura di Tramontana, vai. Roccaforte livello 3. Vai. Vedete, non mi fa... ah no, adesso mi fa cliccare. Punti talento, ok. Allora. Ci facciamo. Usa punti. Giusto per... ecco, perfetto. Adesso produzione di legno o produzione di cibo. Allora, per il momento, siccome noi abbiamo bisogno di legna per costruire, io faccio un punto solo, cioè. Ah, ragazzi, usiamolo per qua. Vai. Economia. Questo abbiamo tutti i talenti. Il bilancio, guerra. Ecco, vedete? Attacco della fanteria. E abbiamo un sacco di, ovviamente, cose.
Vedete? Voglio risbloccare qua. Ovviamente ragazzi, questo è un free to play, nel senso che alcune cose vanno acquistate, alcune no. Io ovviamente, anche sul cellulare, non acquisterò un cacchio di niente, ovviamente. Ok, andiamo dietro. Maggiori informazioni. Qua ci sono tutte le battaglie. New. Cosa? Ottieni e usano. Carica. Gli avatar non possono avere contenuti violenti. Ah no? Offensivi, pornografici. Vabbè, ok. Vai alla galleria. No, vabbè, qua è per fare. Ok, vabbè. Non ci interessa questo. Io sto portando il gameplay. Ovviamente questa è un'armatura che non possiamo metterci. Non è a nessun equipaggiamento ora. Ok. E neanche. Io sono quasi al livello 9, ma neanche lì ho. Richiedi. Okay. Adesso posso richiedere. Perfetto. Che devo costruire? Una fattoria IA. Oh. Ok. Vai. Sì. Ma io posso anche. Vedi? Farigname di segheria. Perfetto, vai. Ovviamente queste strutture vanno potenziate, ovviamente. Sì, però dammi un attimo un minuto, Fammi fare qua. Andiamo qui e andiamo a mettergli il potenziamento. Cioè, livelliamo, ecco. Perfetto. Sì. Ah, io ho sbloccato lui. Babbo Natale? Ma no. Chi ho sbloccato? Lei. Sbloccato. Se non mi ricordo più. Lui. 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 E non mi ricordo più. Comunque sei ne ho sbloccato i dogbest. Sì, sei ne ho sbloccato. Però l'altro non mi ricordo chi è. Porca miseria, non me lo ricordo affatto. Vabbè. Passiamo oltre. Andiamo qui, oggetti. E qui abbiamo le. Non puoi ancora usare. Non puoi ancora essere usato. Non può ancora. Ah sì, l'ho letto io male, scusa. Questi sono, ok, questi sono, aumenta l'esperienza dei Lord, questo riduce il tuo tempo di marcia rimanente del 20%, uso, clicca sulle tue truppe di marcia, poi su acceleratore, aumenta produzione di cibo, uso, clicca su una fattoria, poi su boost, ah è boost, ok, questa è la stessa cosa, questo lo possiamo usare. Garantisce un chilo di cibo. Facciamo uso. Ah, il legno, giusto. Un chilo di legno, perfetto. Poi c'è questo, usato per evocare eroi nel cerchio di evocazione. Ragazzi, questi qua, io ho visto che sono a pagamento. Io questi non li ho fatti assolutamente. C'è gente che butta i soldi come se nulla fosse su questi giochini. Io me ne frego adattamente. Io uso solamente il gioco per com'è gratuito. Anzi ragazzi, vi chiedo anche, non buttate i soldi in questo modo, perché questi soldi, questi giochi sono una trappola mortale per le vostre tasche. Dice, vabbè, spendo un euro, sì, un euro oggi, un euro domani, un euro domani, dopodomani, e ragazzi, in un mese vi siete fottuti uno stipendio, quindi state attenti e non fatevi infinocchiare. Allora, scambiano nella taverna per ricevere una lettura per la palla, con la palla di cristallo e ottenere la possibilità di vincere il jackpot. Ah sì, qua c'è anche, ve lo faccio un piccolo spoiler, c'è anche una ruota della fortuna dove noi possiamo vincere qualcosa. Ma a livello di nulla di che, ecco. Questo che è? Ah, pergamena abilità eroe piccola. Aumenta l'esperienza abilità dell'eroe 10 punti. A distruzione 60, ok. Questa è. Ok, solo che di 100.
Autorizza a modificare una volta il tuo nome Lord. Vabbè, non mi interessa questo qua sopra. Io già l'ho fatto sulla mia partita personale, sul coso qua, sul cellulare. Permette un desiderio gratuito nel pozzo. Ok, usa, usiamo. Perché? Anzi, usiamo tutti e due, vai. Ah, richiede Lord, sì, vabbè, ciao. Questo qui riduce il timer di 5 minuti. Questo qui è praticamente, più avanziamo, io sono a livello 9, ma per costruire la fortezza a livello 9, ragazzi, ci ho impiegato praticamente 6 ore. 6 ore reali. Mentre ovviamente se tu acquisti i potenziamenti, ovviamente questo avviene in pochi minuti, praticamente. Ma siccome io me ne strafrego di dare i soldi a questa, a questi giochini trappola, allora io me ne frego altamente e vado avanti gratuitamente. Me ne frega, non me ne frega più di tanto, ecco, di avere tutto e subito. Vi ripeto, c'è gente qua che spende migliaia di euro, fatemelo dire. Clicca su un edificio qualsiasi, poi si accelera. Ok, vabbè. Che cosa dobbiamo fare più? Ok, vai. Caccia a mostro, uccidi un mostro di livello 2, vai. Aspetta, che vai. Ma noi qua abbiamo... Che abbiamo noi? Ah no, dobbiamo... Ok. I primi 2-3 capitoli, ragazzi, allora sono così. Perché non mi ricordavo, sinceramente. Livello 2, carica. Vai. Spacchiamogli il culo. Ce la facciamo? Sì, ce la facciamo. Ah, ce l'abbiamo proprio qua, proprio. Dai. Ah, qua abbiamo anche la chat per chattare con chi c'è qui. Ah, ovviamente possiamo anche attaccare le città. Però io mi faccio i cazzi miei e vivo il campo tranquillo. Ok, fatto. Ok, andiamo qua. Non mi fa andare, vabbè. Andiamo qua. Oh, abbiamo il tributo. Riduce, ok, abbiamo due timer. Poi abbiamo legna e questo qui. E aspetta, se le piume. Ok. Sì, ma l'altro però non me l'hai fatto richiedere. Io lì avevo un sacco di premi. E come funziona? Ok, vai. Adesso i tuoi arcieri, dobbiamo arcieri... Poligono, vai. Ok. Potenziamolo. Io li addestro. Addestriamoli. Addestro. Perfetto. Qua, a fa. Qua addestriamo anche un po' di questi qua. Li riaddestriamo. Ci possono essere utili, ragazzi. Facciamo... sì. Ok. Andiamo qua. Cura. Un soldato solo. No, ah, non abbiamo solo. Vai, guarisci. Questi qua li possiamo potenziare. Li possiamo potenziare? Dimmi di sì. Sì, vai. Possiamo anche fare così. Perfetto. In modo che li abbiamo potenziati. Vai. Fin quando è gratisso. Vabbè. Vabbè. Guarda qui. Dai così. Ah, sì. La tenda militare. La tenda militare è un rifugio per le truppe. Potenziala e aumenta la capacità e velocità dell'addestramento. Seleziona. Vai. Vai così. Ma io la potenzio anche. Ah, ragazzi, i soldi questi qua che vi dice, questi qua, sono il denaro questo. Questo qui. Quindi non vi preoccupate. Che devo fare? Ah, ok. E reclama, vai. Conferma.
Capitolo dell'ascesa del drago, vai così. Ok. Ok, solo il cerchio di evocazione ha il potere di far schiudere l'uovo del drago. Ok, vai così. Drago. Eh sì, me l'hai detto già. Vai. Schiudi. Signor draghetto. Solo il corpo del drago è stato distrutto. Nella battaglia contro Morgana, la sua anima vive ancora. Dobbiamo usare la sfera della fiamma del drago per riportarlo tra noi. Rinascerà. Ok. E cova. Grande così. Vai di drago. Vai, potenziamo. Si può potenziare? Finalmente un altro. Ok, vai. Il mio drago, come lo chiamiamo? Lo chiamiamo... Ma che cacchio ne so. Avalon. Vai. Spero che questa cosa non mi dà... Vai. Che... Cosa c'è che non va? E che cazzo ne so. Mio nonno, la nostra torre di avvistamento ha riferito che le truppe Morgana stanno avanzando verso di noi. Attacca. Ok. C'è ancora tempo prima che Mordred attacchi di nuovo. Prepariamoci alla battaglia. E quindi? Le nostre risorse si stanno esaurendo. L'arrivo del nemico è imminente. Non possiamo rischiare di raccogliere risorse fuori dalla città. Dobbiamo espandere il nostro territorio. Vabbè, che cacchio devo mettere? Sì, ma voglio potenziare il drago. Fammi potenziare. No, no, non posso potenziare il drago. Va bene. Vaffanculo, eh. Vai. Vai. Gratis. Ok. Vai. Sì, va. Non possiamo permettere di perdere tempo, possiamo usare i potenziamenti dell'accelerazione, vai così. Ora vi faccio vedere come funziona. Andare qui, andare qui. E 14 minuti. Usa. Free. Vai così. Prima però dobbiamo andare qui. Reclama. 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 Questi sono tutti i doni. E reclama. Poi andate su forziere. XP, vai così. XP per il drago. Che adesso andiamo a potenziare. Poi, che cosa abbiamo più qua? Giorno 1, reclama. Io spero che questa cosa che non mi vada a influire sul mio cellulare mi faccia partita a capo. Penso di no, spero di no, perché altrimenti io lo disinstallo. Ma perché insomma mi incazzerò a morte se funziona una cosa del genere. Allora vai, cosa vuoi? No, qua non, no, qua non ci interessa ancora. Qua fonte uso, completa le missioni di strada del re per chiedere questo oggetto. Questo oggetto può essere scambiato con premi durante la fase di premiazione. Va bene. Ah, questo non mi interessa. Ah, qua, gli oggetti. Oh, protegge la città da attacchi e esplorazioni nemici per 8 ore. Vai, usano. Sì. Vai così. Oh, vai, usa. Aspettate un attimo. Usa. Ah, ok. C'ho 2 esperienze per il drago. 3. Questo che cos'è? Utilizzo per aumentare le spi abilità del drago di 10. Questo adesso lo usiamo. Usiamo questi qua. Sì, vai. Attivi i vantaggi del tuo livello VIP attuale per 1 giorno. Vai. Aggiungi 10% alla difesa di tutte le unità per 2 ore. Vai. Questo è il grano. Questo è questo qui. Questo qui lo usiamo assolutamente sì. Che ci serve.
Riceviamo il cibo, perfetto. Vai. Vai. Vabbè, questa è la pergamena, pergamena e potenziamenti. E no, questo è per andare avanti nel tempo, perfetto. Ragazzi, non so quanto tempo stiamo di, sinceramente. Oh. Il Lord. Vai dei Lord. Guerra. Vai così. Usa punto. Usa punto. E usa punto. Ok. A quinto ci dà tutto questo. L'economia, produzione istantanea, ricerca, che è pure importante. Questo è il bilancio. Caccia ai mostri, perfetto. Carico delle truppe, vigore del mostro. Capacità di addestramento. Ok, ragazzi, questi dobbiamo ovviamente vedere. Se voi volete vedere sempre un altro video di questo gioco, a me mi sta infognando, ragazzi, mi sta infognando di blu. Ovviamente non sto H24 su questo gioco, assolutamente no. Perché anche perché per potenziare, per andare avanti, vi ho detto, ci sono ore veramente di reali per potenziare le cose, ecco. Più andare avanti, più c'è bisogno di ore. Università, vai così. Vai così, ok. Però noi la... No, lo voglio potenziare, si può potenziare? Vai qua. Ok. Vai. Perfetto. Questo si può fare? Non si può fare ancora. Fila piena, accelera. Con 17 minuti? No, vabbè. Uso. Perfetto. No, no, uso la linea in casa. Vai. Ancora? Ah no, perché ovviamente sta... Ecco qua, 2 minuti, vabbè. Richiedi? Sì, ma io voglio potenziare grazie, sì, prego. Il drago voglio potenziare, scusa. Usa. Sì, vabbè, capito, però... Vai di drago? Posso potenziarlo? Vai. Elen di Garwald. Potenzi il tuo drago? Ok. Ok, vai così. Oh. Pronto. Vai. Ah, se tenete premuto, XP vanno più velocemente. Vediamo qua. Vai, usa. Livello 1, che cos'è? Frecce infuocate contro la fanteria, ok, potenza. Raggiungi il livello 6. Ah, ok. Non lo posso fare. Questo lo posso fare però. No, tutti no. Fammi. Vai, non finire. Vai così. Per 4, questo ce l'ho. Perfetto. Adesso fammi questo, no? Non si può fare? Sì, ok. Perfetto. Questo abbiamo detto che non si può fare. E ok, questo si può fare ancora. Niente più, perfetto. Andiamo indietro. Abbiamo usato tutto? Aggiungi 10% attacchi di tutte le unità per 2 ore. Vai. Ah, questi sono i soldi. Usa. Teletrasporto, no, non mi interessa il teletrasporto. Ok. Ok. Questo è sempre il livello 8. Perfetto. Ragazzi, questa è la bottega dove possiamo acquistare con i soldi che abbiamo ricevuto. Ovviamente. Golden Hammer. Wow. Libro di guerra. 10 kg di cibo, 10 kg di cibo, legna, ferro. Ma il ferro non ci serve? Io credo di sì, però
2 kg non ci facciamo un cacchio.